Bentornato sul mio canale. Oggi è sabato 5 marzo 2022. Hai impostato un piano per divertirti con alcune attività con la famiglia e i tuoi cari? E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Rampanti ma con buon senso. Luna nel vostro segno, se vi fosse approdata una decina di giorni più tardi, precisamente all'equinozio, negli antichi calendari, accoppiandosi con il sole avrebbe scandito l'inizio del nuovo anno zodiacale, celebrato con un tripudio di rosso, il colore di Marte che vi porta fortuna. E invece no, oggi dovete accontentarvi solo del raggio corroborante della bianca signora, mentre suo marito, agli uomini, sonnecchia ancora nel letto dell'inverno. Provate a svegliarlo con il rosso, raccomandato anche per la scelta del guardaroba odierno o per il mazzo di fiori che orna il centro tavola, gentile omaggio alla luna scalpitante appassionata che stanotte è venuta a trovarvi, regalandovi una sferzata di energia e tutto il coraggio necessario per mettere in pista qualcosa di nuovo. Essenziale è alzarsi carichi e di buon umore dopo una dormita ristoratrice. Fuoco sì ma con buon senso, precisa il sestile di Saturno, attivatevi sul lavoro e con lo sport, entusiasmo e razionalità possono anche convivere. Il futuro, il desiderio di cambiare presto vita, un futuro migliore. Quello che segue avverrà nel futuro, avverrà. Cambiamenti in atto, novità in arrivo, destino che si predispone. Amori possibili a condizione di vedere lontano e con maturità. Organizzerai il tuo tempo libero coinvolgendo parenti ed amici nelle tue iniziative. Cerca di non farti prendere dalla nostalgia per una storia ormai finita da tempo. Non cercate sempre il vostro interesse, qualche volta siate più altruisti e vedrete come le difficoltà diminuiranno per l'aiuto che poi riceverete dagli altri. Amore e amicizia oggi quasi a gonfie vele per i nati tra le 8.00 e le 12.00 del mattino. Per gli altri un pizzico di monotonia e di noia. Telefonate in arrivo, buone notizie per posta o per email. In serata qualche piccolo disturbo fisico potrebbe mettervi in apprensione, ma passerà in fretta. Non tutte le decisioni possono essere prese per oggi, ma almeno quelle più importanti, sì, almeno quelle da cui dipende in massima parte una buona fetta del vostro futuro. Sarà eloquace. Buoni rapporti con fratelli, cugini, zii e vicini di casa. Non cedete alla tristezza, potreste ritrovarvi in una spirale depressiva e convincervi che la fortuna non è dalla vostra. In fondo sono giorni difficili per tutti. Non potete restare alla finestra a guardare, mettete mano a tutte le vostre energie e risorse e cercate da oggi di essere più attive, meno pigre, e soprattutto di prendere l'iniziativa. Discussioni in famiglia. Non cercare di imporre con la forza le tue idee. Sarai dispersivo. Metti al primo posto le cose da fare più importanti. La sfera amorosa riserverà ampie soddisfazioni allenate nella seconda decade. Il vostro fascino potrebbe esservi molto di aiuto in questa giornata, poiché potreste ottenere più consensi di quelli sperati, proprio in merito alla vostra verve. Avete l'occasione in questa giornata di creare dei contatti, soprattutto di lavoro, che vi serviranno nel futuro e che saranno molto utili anche per i vostri colleghi o per qualcuno della vostra famiglia. A scuola o a lavoro la vostra energia sarà sempre la stessa per tutta la giornata e questo sarà sicuramente anche un vantaggio per voi che non sentirete il peso di alcuni impegni, sia fisici che mentali. Moti planetari che mostrano una posizione molto bella della Luna che si trova oggi nel vostro segno. L'influenza benefica del luminare femminile serve a minimizzare gli aspetti dissonanti di Plutone in Capricorno, specie se siete nati nella terza decade. Nulla di grave, solo qualche piccolo contrattempo che riuscirete a superare con la consueta grinta. I nati della terza decade, in particolare facciano attenzione ai mali di stagione e curino denti e ossa, tradizionalmente attribuiti al Capricorno. Cari Ariete, giornata molto intensa in amore, in particolare dal 6 Marte torna favorevole e vi darà la giusta carica di energia. Se ci sono state discussioni o delusioni, avrete modo di rifarvi. Sul lavoro ci sono ottime idee da mettere in campo,
non è da escludere una promozione per i dipendenti. Oggi potresti sentirti un po' in agitazione. Dopotutto, è difficile rimanere concentrati sul lavoro con l'energia quasi palpabile che ti circonda. Anche se stanno accadendo molte cose nella tua vita, l'unica cosa che può privarti della tua energia è il tuo approccio emotivo. È molto importante per te evitare i drammi inutili e sfoggiare al massimo le tue doti di diplomazia. Tornerete a prestare attenzione alle piccole cose, che vi metteranno senza dubbio in una posizione più vantaggiosa, rispetto a coloro che procedono a tentoni, credendo di poter avere la meglio. Ci saranno parecchie questioni da risolvere, ma sarete più determinati e concentrati, quindi non sarà così difficile dare una direzione alle attività. Alla fine della serata, troverete il modo migliore anche per rilassarvi. Luna rampante nel vostro segno, finito il carnevale ma non la vostra grinta e la voglia di cavalcare le situazioni comunque si presentino. Battaglieri ma in difesa dei più deboli, il sopruso non è nelle vostre corde, condannate tutti coloro che per interesse personale stanno scombinando il mondo a proprio vantaggio. Duri e puri, con lo spirito del samurai fedele al proprio signore. Amore ed Eros. Il meglio che potreste desiderare, perché al fascino e alla fortuna in amore, oggi si unisce un'invidiabile dialettica, anche senza manuale del seduttore parlate con accenti appassionati e convincenti, che vanno diritti al cuore. Vero che siete originali e individualisti, ma quando vi coinvolgete anche voi sapete mettervi da parte per la felicità del partner. Un bel Giove in angolo benefico dal segno alleato di acqua dei pesci vi infonde entusiasmo, dinamismo, solarità nella vita amorosa. L'Eros, in particolare, ne viene vivacizzato e arricchito da elementi di novità. Il pianeta più grande dello zodiaco continua a transitare felicemente per il vostro segno e promette per chi di voi festeggi il compleanno dal giorno 5 al 13 del mese di aprile autentiche scintille di passione. Lavoro e denaro? Il colpo di genio arriva quando meno ve lo aspettate, perché la creatività non timbra il cartellino. Spiegatelo al vostro capo, che pretende tutto e subito. Chiaro che non sta più nella pelle di concludere, ma finché la vostra mente leonardesca non sforna la soluzione, rimanete tutti e due inchiodati alla scrivania, spicciatevi, e già sabato. Vi sembra che qualcosa vi sfugga sempre dalle mani. Comunque ci sono schiarite, incominciate a portare a casa qualche conquista. Forza, le cose cominciano a girare a vostro favore. Vi sembra che qualcosa vi sfugga sempre dalle mani. Comunque ci sono schiarite, incominciate a portare a casa qualche conquista. Forza, le cose cominciano a girare a vostro favore. Riprende la consueta attività in ufficio, ma c'è un po' di noia e stanchezza nell'aria. Specie per chi di voi nasca nell'arietina prima decade avverte la necessità di una revisione e ristrutturazione di quel che fa. I nati nella seconda e nella terza, invece, facciano attenzione a non esporsi. Sarebbero trascinati in diatribe politiche e ideologiche. Benessere. A parte il torcicollo, state benissimo, anche senza stare alle regole, mangiate e dormite quando vi pare, con ritmi che sfiancherebbero un cavallo da tiro, ma voi no. Vestitevi pure di rosso, oggi vi rende smart ma non aggressivi. Giornata tempestosa, ma ricca di risultati e successi, darete fondo alla vostra energia. Ma a sorpresa ne creerete di nuova, restando in piedi sempre al centro della scena fino alle ore piccole. Avete una qualità straordinaria e oggi la metterete in pratica, ciò che vi infastidisce riuscite a farvelo scivolare addosso senza che questa situazione lasci traccia. E così vi sentirete sereni. Per lei, rosso di sera bel tempo si spera, dice il proverbio, infatti dopo una mattinata di umor nero tornate pimpantissimi, carichi per una notte vitaiola. Per lui, all'uscita da lavoro vi scrollate tutta la stanchezza dalle spalle con una serie di esercizi in palestra, poi una doccia e via, pronti per una seratina tra amici. Colore delle emozioni, rosso. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.